Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi. Eccoci qui, bentrovati, nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Parma, sulle frequenze 102 e 104. La prima cosa che voglio ricordarvi è naturalmente il nostro numero, il 333-9200-170, per scriverci via sms, via whatsapp, ma anche potete chiamarci allo 0521-464246. Partiamo subito con la trasmissione e facciamo un salto verso i giovani, perché lasciamo da parte un attimo la prima squadra, anche se naturalmente ne parleremo più avanti. Vi chiedo, secondo voi D'Aversa ha trovato la quadra per il Parma, ha trovato un equilibrio, è arrivata davvero una svolta? Scriveteci come fate sempre al nostro numero, ho già qualche messaggio in attesa. E intanto parliamo dei giovani che ieri hanno debuttato, hanno vinto al torneo di Viareggio, un successo importante contro la Salernitana per 2-0, un Parma che ha meritato di vincere, ha debuttato con vittoria. Prossima tappa, la sfida con l'Inter, si gioca domani, partita molto complicata, e poi invece dopo ci sarà una sfida con una formazione australiana quasi impronunciabile, ma che insomma potrebbe dare il lascia passare ai crociati per il prossimo turno. Di questo parliamo con uno dei giovani talenti del vivaio crociato, lo faremo con Davide Mastai, che è uno dei giovani più promettenti del Parma. Ieri non ha giocato tutta la partita, ma si è fatto valere soprattutto nel secondo tempo. Quanto valgano i risultati con la primavera? Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ne abbiamo parlato in termini anche di ricerca dei ragazzi, di crescita dei ragazzi, finalizzata poi ai risultati con la prima squadra. Però insomma passare il turno al Viareggio sarebbe sicuramente una grande gioia per il Parma dopo qualche anno difficile dovuto soprattutto all'azzeramento delle giovanili per il fallimento. Dicevamo, Parma ha battuto la Salernitana, prossima tappa l'appuntamento contro l'Inter a Viareggio, quindi giocherà a Viareggio il Parma alle 15:30 domani, appuntamento che vi presenteremo naturalmente sia su Radio Parma che su TV Parma. Ma allora, il nostro primo ospite è uno dei giovani più promettenti del vivaio crociato. Io do il mio buon pomeriggio a Davide Mastai. Buon pomeriggio, Davide. Buongiorno, buongiorno. Allora, buona la prima, si dice in questi casi. Avete battuto la Salernitana, invitata al posto di una squadra ganese che ha rinunciato, comunque squadra di categoria. Siete partiti col piede giusto? Sì, siamo partiti col piede giusto. Non era una partita facile, però siamo riusciti a chiuderla subito nel primo tempo. Poi, nonostante l'ultimo quarto d'ora in 10, siamo riusciti a gestire, non con tante difficoltà, diciamo, però tutto sommato buon esordio. Sappiamo che stai per iniziare l'allenamento, perché tra una partita e l'altra naturalmente si gioca molto spesso al Viareggio, in questi giorni si gioca ogni due giorni, però ci sono anche gli allenamenti. La prossima è un po' più complicata, però è come sfida contro l'Inter. Sì, giochiamo contro l'Inter e siamo consapevoli che è una squadra molto solida, campione d'Italia in carica, però penso che se riuscissimo a giocare con tanta voglia e tanto sacrificio tra un compagno e l'altro, potremmo anche portare a casa un risultato molto soddisfacente. Li avete già incrociati quest'estate, se non sbaglio, a Vignola? Sì, a Vignola, era andata abbastanza male, avevamo perso 5-1, però eravamo ancora in fase di rodaggio, adesso siamo un gruppo un po' più unito, e quindi pensiamo di fare la nostra partita. Per quanto riguarda il gruppo, che è stato, diciamo così, arricchito dalla presenza anche di quattro ragazzi che arrivano da altre squadre in orbita Parma, comunque concessi con varie formule o durante il campionato o inizio stagione o che arriveranno, un pensierino ce lo fate però a passare il turno? Non mi sembra che sia una squadra irresistibile quella australiana, ve la potete giocare comunque la terza partita? No, ma noi ovviamente sarebbe un nostro grande desiderio passare il turno, però per adesso pensiamo alla partita con l'Inter, vediamo come è, poi sabato giochiamo la nostra partita. Ovviamente il passaggio del turno sarebbe una cosa, un grande risultato. Davide Mastai, che il 30 aprile compirà 20 anni, come giudichi la tua stagione fino adesso? Il profitto insomma dei gol, delle presenze, mi sembra abbastanza positivo. Sì, ero partito molto bene le prime partite, poi c'è verso la fine dell'anno, dicembre, gennaio, c'è stato un calo, però adesso mi sto riprendendo anche grazie alla squadra,
stiamo riunendo, abbiamo un bel gruppo coeso, quindi stiamo facendo dei bei risultati ultimamente, anche come gruppo, come prestazione, quindi sono contento. Senti, ieri sei subentrato nel corso del match con l'Inter, ti piacerebbe giocare titolare, anche perché si gioca a 2 giorni di distanza, magari c'è anche un po' di turnover? Sì, sarebbe bello giocare perché è una grande partita, sfidare l'Inter che... Siete in diretta, società, tra l'altro, su Rai Sport. Esatto, su Rai Sport, sì. Quindi sarebbe anche una bella opportunità. Però penso che chiunque giochi darà il massimo per questa maglia, perché è una maglia importante, quella del Parma, quindi ognuno darà il massimo. Ti chiedo anche questo, tu in passato hai avuto l'opportunità anche di fare un'esperienza all'estero, se non sbaglio, uno stage con il Norwich.